Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. E quest'oggi, come vedete alle mie spalle, sono qui con il mio TMino SMR 125. Oh, nell'ultimo motovlog io vi avevo detto: voglio fare un po' di video col TM. Mi scrivete e rivolgiamo il TM nei commenti. L'avete fatto in più di 2000, per cui eccovi il TM. Senza perdere troppo tempo, andiamo a scaldarlo. Apriamo la benza, scuotiamo un pochettino e spedivelliamo. Visto che è orario di punta, non farò troppo casino, lo scaldiamo in strada, per cui vi metto nello zaino e mettiamo il casco in testa. Ed eccoci qua signori, mamma mia, da quant'è che non succedeva che vedevate Eddie Ianno in strada col TM. E non intendo a galassia a fare gli spari, proprio in strada. Non succedeva veramente da una vita, ma adesso sta succedendo, per cui ci godiamo il momento. Come avrete sicuramente visto dal titolo, quest'oggi il protagonista sarà un TM, ma non sarà questo TM in particolare, non sarà il mio TMino, perché mi sto dirigendo verso le zone di Selvino, curve che conosco e conoscete, per andare a fare un test molto interessante. Vi taglio tutta la strada che c'è per arrivare. Ci vediamo lì. Eccoci. Ed eccoci arrivati. Quello che mi vedete addosso non è vampate di calore date dalle mestruazioni, ma è che vi giuro fuori ci sono 40 gradi all'ombra e stare con la giacca in pelle è assolutamente impossibile. Non sono solo, sono qui insieme a due ospiti speciali. Abbiamo Nicolò dallo scorso motovlog che abbiamo registrato. Abbiamo Alex. Piacere Alex, tutto bene? Sì, dai. Perché ci sono gli ospiti? Perché oggi, come vedete, siamo tutti azzurri. Io ho sbagliato tutto, mi sono messo la maglietta verde, ma come al solito mi faccio riconoscere. E soprattutto oggi siamo qui con questo TMino, che è un TMino un po' particolare perché è del 2021 e soprattutto è un TM ad iniezione, come avete visto dal titolo. Ero super curioso di provarne uno perché su Twitch, Zona Rossa TV, sempre chiacchieravamo di queste moto ad iniezione senza carburatore. Si vociferano tante cose, ma io di concreto non avevo ancora provato uno in realtà. Per cui ho sentito Nicolò, che mi ha fatto da PR e ha contattato l'amico che oggi mi farà prestare appunto la mia moto e io gli presterò la mia. Per cui attentissimo. Ok, ci siamo. Mi ha dato giusto un pelo di dritte, mi ha detto semplicemente che per accenderla magari non utilizziamo il gas, che ha il cambio elettronico, cosa molto figa che il mio ovviamente non ha, come sai. Ok, eccolo qua. Adesso vado un attimo pianino perché il mio TMino è già caldo. Questo qui, no? Erano qua da un sacco di tempo, ragazzi, mi hanno detto. Vediamo un po' com'è. Il ritorno sul due tempi, signori. Posso essere sincero, ragazzi? Il due tempi non è che mi mancasse troppo. Devo essere onesto, la comodità di avere una moto nella quale ci ficchi dentro solo la benzina e niente altro è un qualcosa che rispetto al mio KTM mi manca già. Va bene, dai, iniziamo un po' ad aprire e a divertirci. Sento che l'anteriore anche qua comunque è bello duro. Che figata il cambio elettronico, raga! Ma che figata è! No! No, raga! No, raga! No! Che figata è il cambio elettronico! Che figo il cambio elettronico, bro! Mi fa strano il cambio elettronico sui due tempi, eh! Anche perché non mi viene spontaneo utilizzarlo, però entra da Dio la marcia, raga, entra proprio diretta. Bene! Sarebbe veramente da installare anche sul mio TMino. No, ma sentite che figata, raga, cioè ve lo giuro che è hit su sta moto il cambio elettronico, mi piace un sacco. Veramente dovrei proprio installarlo sul mio TM. Comunque, cambio elettronico a parte, vi stavo dicendo che l'erogazione mi sembra in realtà anche abbastanza simile a quella del mio TMino, cioè non è poi così male. Cioè che il mio TMino comunque tira tendenzialmente agli alti, anche perché ha la Scalvini, questo qua invece è originale, ma lo sento che comunque anche questo qua eroga più o meno nello stesso modo. Veramente hit totale una moto del genere, raga. A 16 anni è troppo una figata. Per quanto riguarda la miscela, ragazzi, ho un mezzo dubbio, infatti dopo glielo chiedo. Perché mi sembra di sapere che su questi modelli ad iniezione c'è il miscelatore, però boh, io qua vedo un radiatore, non so come funzioni sinceramente. Beh raga, ma cioè ve lo giuro che è proprio una cosa fantastica. Ah, sotto è vuota, eh. Cioè sotto non spinge, però anche il mio TM è così, raga. Poi però in discesa ce li cambiamo, che io voglio tenere il mio di TMino, che non utilizzo da un sacco di tempo. Ma raga, ma mi sa che il contachilometri ha qualche problema, eh. Abbiamo sbalzi in cui si va da 20 all'ora a 50 a 147. Ci passa il mio TMino. Io sono proprio innamorato del mio 125. Puoi dirlo forte, bro. Vediamo se riusciamo ad andare oltre di qua.
sta roba. Non lo so che cosa stia succedendo. E siamo arrivati a Selvino, signori. Selvino conquistata col TMino ad iniezione 2021. Allora, partiamo con un presupposto. Col due tempi sono impacciatissimo. Porco cane. Ciao. Oh, ci possiamo fare una foto? Certo, certo. Ciao, buona giornata. Io me la sento benissimo, cioè. Te la senti bene? Il cambio elettronico è veramente figo, eh. Avrai notato che questo qua, quando apri, senti proprio i momenti in cui apre la valvola, che è una cosa che comunque un po' si sente anche sul tuo. Cioè, io pensavo che fosse un'erogazione un po' più lineare, invece è più o meno come la mia. Non c'è tutta sta grande differenza. Ho chiesto ad Alex l'informazione per quanto riguarda la miscela e mi ha spiegato che qui ovviamente ci metti la benzina, qui invece c'è questa specie di tappino che vai ad aprire, con l'imbuto ci metti dentro l'olio e ti fa la miscela in automatico. Vedi il livello. Ah, vedi qui il livello dell'olio? Wow! E ogni quanto lo metti? 500 km. Cioè, praticamente tu ti scordi che devi fare. Allora ritiro le parole che ho detto prima. Ok, adesso si ritorna giù con il mio TMino, a cui apriamo la benzina che ho chiuso prima, così lo riutilizziamo un po' anche noi. Comunque, questione cambio elettronico fighissima, e anche questione della miscela molto comoda. Comunque, già così di prima impressione, anche col mio DTM mi sembra che il mio tiri un po' di più al basso. Lo scarico gli ho chiesto bene, ho guardato bene. Suo è una Scalvini come espansione e come terminale HGS, perché esce così originale, oltre a quella strozzata ovviamente di scarico. Per quanto riguarda invece il paragone, ho chiesto anche ad Alex la sua opinione e lui mi ha detto che non è che noti proprio ste grandi differenze. Devo dire che sinceramente le sue opinioni, dopo averci parlato, non sono diverse dalle mie, nel senso che anch'io, raga, sinceramente non noto grandi differenze tra l'uno e l'altro. Forse non vorrei però dire delle cagate, sinceramente. La mia è un po' più arrabbiata, cioè molto più cattiva, meno lineare come guida. Non so bene spiegarvi in realtà a parole questa cosa, però sentite che è un po' più pronta, robe del genere. Non capisco veramente questi qua. Cioè, sentite l'erogazione, raga. A me sembra veramente più incazzata, però forse la frenata di quello nuovo, non essendo uguale alla mia, è più carina. Cioè, guardate loro come sono molto più fluidi come guida rispetto a me. È una cosa incredibile questa qua. Ho proprio disimparato ad utilizzarlo il TM. Che sound! Diciamo che conclusioni finali sul mezzo, per la mia esperienza, ma ripeto, sono curioso di sapere anche la vostra, è che i TM un po' più vecchi a carburatore mi sembrano più incazzati, mi sembrano più arroganti, anche un po' più rompipalle da gestire, con la questione della miscela per esempio, mentre quelli nuovi ad iniezione mi sembrano un ottimo compromesso per andare forte, perché sono comunque due tempi racing, quindi per intenderci vanno sicuramente di più rispetto a, per esempio, l'Husqvarna SM125 o altre moto di quel genere. Però allo stesso tempo mi sembrano un po' più gestibili e un po' meno rompipalle. Facciamo, ragazzi, che se mi lasciate un bel commentino, se vi può interessare come cosa, nei prossimi giorni ricontatto Alex e facciamo un video sparo vero e proprio per vedere se va di più il TM a carburatore oppure il TM ad iniezione. Fermiamoci più avanti. Va bene, ragazzuoli, allora basta, niente. Grazie mille per l'esperienza. È stato un piacere, ci vediamo prossimamente se facciamo effettivamente lo sparo. Ed eccomi tornato, che dite? Si vede che faceva caldo, raga? No, ve lo giuro, non sto scherzando, giacca in pelle più zaino non è una scusa perché sto sudando. Ma proprio era una cosa inammissibile. Io ringrazio ancora una volta Alex e Nicolò per la compagnia e Alex per avermi prestato il suo bolide. Se questo video vi è piaciuto, come al solito, invito a lasciare tanti bei mi piace. Lasciatemi un commentino qui sotto per farmi sapere la questione dello sparo, che è molto curiosa secondo me. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e mi raccomando, attivate la campanella delle notifiche. Noi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video e adios. Yeah.